Benvenuti a Flash News, la striscia quotidiana di informazione in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19 su tutti i canali social di Per Sempre News. Oggi parliamo del nuovo decreto Covid. Stop agli spostamenti tra regioni fino al 27 marzo e quanto approvato dal primo Consiglio dei Ministri del nuovo governo Draghi. Tra le novità del nuovo decreto Covid c'è anche il blocco agli spostamenti in zona rossa verso le abitazioni private, dove invece resta in vigore per quanto riguarda le zone arancioni. È possibile, come precedentemente, fare una sola volta al giorno in un'altra abitazione privata tra le ore 5 e le ore 22, al massimo due persone con figli minori di 14 anni. La misura per il momento ha già trovato il consenso delle regioni. A tal proposito si è espresso Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, dicendo che c'è l'esigenza di due incontri urgenti con l'esecutivo. Nel primo incontro si dovrà parlare dei nuovi parametri e delle nuove misure del prossimo DPCM, invece il secondo dovrà riguardare il lavoro di squadra per un efficace utilizzo delle risorse che saranno previste per il prossimo Recovery Plan. Pronta la risposta delle regioni al decreto Covid. Al momento i governatori delle regioni sembrano ben predisposti verso quello che è stato detto dal ministro Bonaccini. I governatori hanno consegnato infatti ieri alla ministra per gli affari regionali, Maria Stella Gelmini, un documento con richieste e proposte. Oggetto del documento sono il tema ristori contestuale alle chiusure, la revisione dei parametri che determinano la divisione in fasce colorate, l'ampliamento della cabina di regia sulla pandemia e un'accelerazione sui vaccini. Sono attesi in giornata nuovi sviluppi. Questo è Flash News, appuntamento a domani alle ore 19.